Oggi è il 26 novembre, in realtà non dovrebbe ancora essere uscito il video di spiegazione del nuovo motorino e tutte le cose che ci stanno dietro, però è arrivato un pacco. Tutti sanno che iPhone 11. Siete caduti col vostro booster e avete spatto tutte le carene ma avete pochi soldi? Oppure avete una Vespa di qualsiasi tipo, la dovete far restaurare, oppure dovete ricomprare le carene, il carburatore, la marmitta o il motore anche in sé, il manubrio, le leve del freno, oppure avete una moto, motardo enduro che sia, e avete da rifare il motore, vi manca l'albero, vi manca il cilindro, passa una macchina. Ecco, tutti questi problemi ve li può risolvere Moto 2000. Ha uno store online con veramente tantissimi pezzi. Va dalle batterie, appunto a tutti i pezzi per il motore, estetica, adesivi, veramente spazia in qualsiasi ambito. E inoltre li ha veramente a prezzi molto bassi, ma molto. Per esempio, tutto il kit di carene per il booster viene 70 euro. Cioè, 70 euro, non è veramente niente. Restaurare la vostra Vespa è in offerta invece che 200 euro. Mi sembra venga 20-30 euro circa, comunque pochissimo, quindi veramente ha un margine di potenziale questo store assurdo. E non lo dico perché comunque mi ha contattato, mi ha detto di dirlo, perché sono andato veramente di persona a vedere i prezzi, anche confrontandomi con altre persone che ne capiscono sicuramente più di me, e mi hanno detto che comunque sono prezzi veramente veramente buoni. Tra l'altro qualche persona ci ha già acquistato, di conseguenza anche voi, se avete bisogno di qualsiasi pezzo, potete andare sullo store online, vi lascio il link in descrizione, e inserendo il codice sconto favillimarco15 appunto avrete uno sconto del, come si può intuire, 15% su tutti gli acquisti superiori a 60 euro. Seguiteli anche su Instagram, si chiamano Moto2000 come è deducibile, e quindi niente, vi lascio al video. E nel pacco c'era appunto la nuova GoPro. Questa è la GoPro che ho comprato, è una GoPro Hero 7 Black, e praticamente l'ho solamente aperta per vedere, cioè per vedere che ci fosse, perché sinceramente non mi fidavo nemmeno tanto, non pensavo nemmeno ci fosse una GoPro dentro. È un prodotto, come c'è scritto sulla scatola, ricondizionato. Ciò vuol dire che era un prodotto o danneggiato o utilizzato, vabbè, comunque è un prodotto non nuovo ma pare al nuovo. E questa telecamera appena uscita veniva 429 euro. Ovviamente non l'ho pagata quella cifra, anche perché insomma quel cazzo. Bensì l'ho pagata veramente poco, ovvero 260 euro. L'ho presa su eBay e niente, ora si apre, si guarda un po' se c'è dentro. Praticamente la telecamera veniva 250 euro. Con 10 euro, quindi al prezzo di 259 euro, potevi avere anche la pinza col braccettino flessibile della GoPro. A regola dovrebbe essere anche questo un prodotto originale GoPro ricondizionato, anche perché la qualità dei materiali sembra abbastanza buona. Qui c'è il braccetto, che sicuramente vabbè si smincherà subito, e quindi niente, c'è la pinza. Ah, e cioè devo dire, sì, pagato poco, però cioè imballato tutto con la plastica, con l'aria dentro, a parer mio imballato un po' male. Cioè comunque ok che costa poco, però si parla sempre di 260 euro. Poi abbiamo una busta dove all'interno troviamo il case della GoPro, che non è come i classici case chiusi perché è già impermeabile di suo. Tra l'altro c'è proprio quell'odore di puzzo di nuovo, cioè è ganzo. Poi vabbè, due attacchi della 3M, che a regola dovrebbero essere quelli buoni, cavo di ricarica e la batteria. Poi ci sono l'adesivo GoPro e infine la GoPro, anch'essa secondo me imballata, cioè non troppo bene. I video si potranno fare in tutt'altro modo, tanta roba veramente. Ok, e quindi qui abbiamo la GoPro. Stavo un po' guardando perché col fatto che è ricondizionata, a regola potrebbe avere graffi o ammaccature. Però, cioè a me sinceramente mi sembra come nuova, cioè non vedo né graffi né boh. E vabbè, e quindi abbiamo fatto l'unboxing. Ora la possiamo anche chiudere. Allora, perché abbiamo preso una nuova GoPro. Al di là del fatto della qualità, che ovviamente è migliore, questa arriva a 4K a 60 fps. Per chi non lo sapesse, fino ad ora io registravo con una GoPro Hero 4 Silver, che è un modello abbastanza vecchio, che però devo dire che a fare quello che deve fare è veramente perfetto, ovvero da piazzare sul casco e lasciare lì a registrare a 1080-60 frame per secondo è veramente perfetta. Solamente che ovviamente poi quando c'è da fare per le riprese un pochino
perché magari ti serve la stabilizzazione, ti serve una maggiore qualità, ti sta un po' stretta. Però per fare quello che è stata studiata per fare un'action cam, perfetta. Solamente che, allora, io fra l'altro mi ero comprato tutto il kit, ovviamente non originale GoPro, Cinesone A15, anzi no, forse meno perché lo trovai in offerta. Vabbè, comunque non è un, niente di che. Questa GoPro la presi ricondizionata. Anche questa, quando mi arrivò ricondizionata, a parte un graffiettino, non c'aveva niente. Cosa è successo? Che a questa telecamera, essendo stato stupido io, l'avevo messa dentro questo, alla valigetta, che è sempre particolarmente piena, senza custodia, senza niente. Ovviamente chiudendola, per chiuderla l'ho schiacciata e gli ho rotto il vetrino qua. E diciamo la telecamera poteva essere usata uguale e continuava lo stesso a fare il suo lavoro e tutto. Il problema è sorto quando, veramente non so come ho fatto, si è rotto il display davanti è quasi tutto nero, quindi non riesci nemmeno a vedere cosa inquadri, diciamo ti trovi un po' in difficoltà. Non caricava più e di conseguenza era diventata praticamente inutilizzabile. Di conseguenza abbiamo preso appunto questa telecamera. Come già detto, è in grado di registrare a 4K a 60 frame per secondo. Inoltre ha il GPS che dà la possibilità di mettere il tachimetro. Poi ha il coso, non mi ricordo come si chiama, per la forza G. Comunque cioè, ci puoi aggiungere tante cose. Ti dà tante, molte più possibilità di fare cose. Ti dà molte più possibilità di poter fare bei video. Ora è passato un po' di tempo da quando mi è arrivata, tipo un mesetto tutto. Non ho avuto molte occasioni di usarla, però quelle poche volte che l'ho usata sono sempre rimasto soddisfatto. È una telecamera che per fare la GoPro, quindi per fare l'action cam, quella per cui è nata, è imbattibile. Cioè ovviamente è battibile dalla Hero 8, però già questa è veramente tanta, ma tanta roba, sia per la stabilizzazione, sia per il fatto che collegandola al telefono si può utilizzare il remoto, oppure col controllo vocale, che fa comodissimo in certe occasioni. Puoi attivare e disattivare la registrazione a tuo piacimento senza dover stare a spostare la GoPro, quindi per quello è veramente veramente comoda. Come punto negativo ha il fatto che per usarla devi avere l'adattatore GoPro, che un po' antipaticamente GoPro lo fa pagare 60 euro. Infatti io all'inizio la volevo utilizzare come seconda inquadratura, quindi registrare con la 4 sul casco e mettere questa qui come seconda inquadratura. Poi però fortunatamente mi è venuto in soccorso un altro ragazzo che lui faceva video su YouTube, ora non lo so se li fa ancora. Ci ho fatto anche un paio di video insieme, si chiama Lucas su YouTube, Luke BB, e mi ha detto: guarda, se lo vuoi, io ora non lo uso, te lo posso dare io. E che fai? Gli dici di no? E di conseguenza adesso la 7 la possiamo utilizzare anche per fare i motovlog. E merda, c'ho la gomma nuova, vado torto. Ora mi fermo 2 minuti, un secondo, a vedere come sono ste clip, se si sente o no l'audio. Vi ho guardato un po' e tutto funge. Diciamo che io faccio una recensione per quanto riguarda quello che mi compete, ovvero il motovlog. Questa telecamera, diciamo, per il motovlog si prospetta sì buona come qualità e tutto, però ecco, il fatto che tu debba spendere 60 euro per poterci attaccare un microfono, e ovviamente questa cosa va avanti dalla GoPro Hero 5, e inoltre la batteria duri veramente veramente poco, massimo ci fai un'oretta di registrazione, poi però basta. Sono appunto dei lati abbastanza negativi. Altro lato positivo è che questa Energy si impenna. Dicevo, altro lato positivo è il fatto che abbia il GPS, di conseguenza tramite l'applicazione GoPro Quick, che è scaricabile dal sito di GoPro, se registri col GPS attivato puoi mettere il tachimetro. Se mi riesce lo metterò anche in questo filmato, però comunque oltre al tachimetro puoi mettere ad esempio l'acceleratore di forza G, puoi mettere il percorso, quindi se magari vai in una pista potrebbe essere interessante mettere il percorso, e quindi molto interessante come cosa. Proviamo a mettere il piede sopra. Ah! Oh cazzo! È stabilizzata benissimo questa telecamera. Infatti se io faccio così col casco, lo muovo, avessi avuto la GoPro Hero 4 si sarebbe visto tutto così. Invece con questa vedete che l'immagine rimane ferma. Cioè ferma. Comunque vabbè, è molto stabilizzata, è molto bene. Voglio provare a mettermi in ginocchio e tanto lo faccio.
shit. Poi ovviamente io una cosa che ci tengo a sottolineare è una GoPro. GoPro uguale action cam. Mi dà noia vedere quelli che comprano le GoPro magari per farci le foto, che una GoPro veramente le foto non le dovrebbe nemmeno poter fare, perché non è nata per fare le foto. Oppure per quelli che vogliono fare le riprese, diciamo, più cinematografiche, quindi quando magari ti muovi intorno al motorino con la telecamera in mano, così non ha senso spendere 400 e passa euro. No, 400 e passa prima, ora viene 260, 270, 280. Se trovi l'occasione su internet la trovi. Cioè, più volentieri ti compri una reflex che fa anche video, ci fai le foto e ci fai i video, e vengono molto meglio. Non ha senso prendere un action cam per quello. È come se magari io voglio andare a fare enduro e invece di spendere 10.000 euro per un KTM spendo 10.000 euro e mi compro un T-Max. Se magari quei 100 metri li faccio lo stesso, però, cioè, capite qual è la differenza? Non ha senso come cosa. Niente, possiamo quindi trarre delle conclusioni. Anzi, in realtà, diciamo, io le mie conclusioni le ho tratte, che ho sempre tanto da sperimentare con questa telecamera. Però per quello che l'ho pagata, ovvero 260 euro. Ah, mi ero dimenticato di dire una cosa io, che per far funzionare questa telecamera, ricordatevi che ci vuole un SD, sicuramente classe 10, però no U1 ma U3. Ora poi, per chi ci capisce qualcosa sa cosa vuol dire, anch'io ho saputo cosa voleva dire da quando ne ho dovuto comprare una, se no non lo sapevo nemmeno io. Quindi, in parole povere, ricordatevi, se prendete questa e non avete l'SD dovrete spendere oltre 60 euro per l'adattatore per il microfono. Oh! Almeno una 35ina d'euro d'SD. Per quello che mi riguarda, per l'uso che ne devo fare, per me è sicuramente stato un buon acquisto. Ho sempre tanto da provare e da sperimentare con questa telecamera. Ovviamente ci sarà il tempo per fare tutto. Si spera.